Buongiorno a tutti, se prendiamo posto cominciamo i lavori di questa seconda giornata. È ancora di attualità il consenso sulle relazioni di ieri e quindi la discussione prosegue. Faccio mio questa vostra considerazione e la presento ai relatori di ieri e al presidente di sessione, professor Paolo Grossi, che, come dicevo prima, con polso fermo ma duttile ha condotto i lavori della prima sessione. Oggi siamo sotto la guida del professor Nuvoli, che tutti voi conoscete per la fedeltà alle nostre riunioni, oltre che per i contributi importanti che in questa sede ha portato, e con due relazioni di fondo, il professor Scotti dell'Università di Sassari Nuoro, sui problemi di gestione del patrimonio silvopastorale, e del professor Birner della Facoltà qui di Sociologia di Trento, su un tema impegnativo: moneta cattiva, male collettivo, moneta buona, bene collettivo. La prima parte è di grande attualità generale, la seconda parte del titolo scende nel dettaglio della proprietà collettiva. I tempi sono molto ristretti, per cui invito il presidente Nuvoli a mantenere l'ordine. Raccomando la concisione di chi farà comunicazioni o interventi, eccetera, perché tutto il materiale poi sarà raccolto e pubblicato. Quindi qui destate la curiosità di andare a leggere il contributo affinché tutti possano parlare. L'ultima raccomandazione faccio anche a me: spegniamo i telefonini così non abbiamo disturbi sulle relazioni, che si annunciano anche queste di grande raffinatezza intellettuale. Buon lavoro e grazie della vostra presenza. Bene, così come assegnato dal professor Nervio, un compito diciamo un po' impegnativo, anche piacevole. Mi fa piacere appunto essere qui, diciamo, in questa occasione, e lo ringrazio per i termini anche usati dal professor Nervio nei miei riguardi, parlando appunto di fedeltà. In realtà è un tema della proprietà collettiva e degli usi civici che ci riguarda, come dire, da vicino, non solo per la regione di mia provenienza, ma per il contesto quindi nazionale e internazionale. Oggi ci sono, come diceva il professor Nervi, due relazioni molto importanti, una che riguarda appunto la regione Sardegna, anzi un comune particolare, ed è chiamato quindi a dare, a illustrare, come dire, la situazione il professor Scotti, e poi abbiamo, a proposito di moneta buona e moneta cattiva, il professor Birner. Nell'intervallo potremo quindi dare spazio alle comunicazioni. Il tema comunque che ci consente anche di riallacciarci a quanto è stato detto ieri è il termine che è stato usato, non certamente abusato, è il termine di fiducia. Ecco, io credo che anche stamattina questo termine prosegua nella citazione, perché la fiducia è da intendere non solo tra fiducia tra le persone, ma fiducia intesa tra le persone e anche le istituzioni. E le istituzioni, e di questo, e cioè di quella dotazione
di capitale sociale è un qualcosa di cui, soprattutto con questo tema, si ha veramente, come dire, necessità al fine anche di promuovere quelle azioni di sviluppo che in questi territori è possibile certamente attivare. Però è bene che io a questo punto taccia e dia subito la parola al professor Scotti, Roberto Scotti, della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, sede Gemmata di Nuoro, dove si tiene un corso di scienze forestali e ambientali. Il professor Scotti è docente di assestamento forestale e si occupa di queste tematiche da tempo, quasi come, non solo come stimolo, come dire, di studio, ma anche come passione, quindi lo ringrazio. Il titolo della sua relazione è il seguente: il demanio civico, prezioso patrimonio territoriale che se non si rigenera è destinato a scomparire. Il paradigma di Seneghe. Seneghe è un comune della provincia di Oristano, ma del contenuto ne parlerà ora il professor Scotti, a cui cedo la parola. Prego, grazie. Grazie. E grazie dell'invito a partecipare a questo consesso che seguo da lontano da parecchio tempo, perché sono entrato in contatto con gli usi civici e ha costituito per me un riferimento, insomma, per cui è una un'emozione forte essere qui a riportare questa esperienza. Comincerei con due parole di presentazione di me stesso, oltre a quanto è stato detto, anche per inquadrare le difficoltà nello sviluppo poi dei temi. Insegno assestamento forestale a Nuoro. La Sardegna è una regione in cui le scienze forestali ancora non hanno trovato una casa, non hanno trovato una esplicitazione effettiva. Il corso di laurea in scienze forestali è relativamente recente e ancora non è riuscito a incidere. E la mia inclinazione personale in realtà è molto più verso la teoria, la modellizzazione, questi aspetti da accademico. Trovandomi in Sardegna ho dovuto, e con piacere, insomma, ho affrontato il problema di andare verso il territorio e cercare di rendere quello che stavo cercando di insegnare anche effettivo nella realtà territoriale. In questa ricerca, appunto, 10 anni fa o poco meno, sono entrato in contatto con il comune di Seneghe e sono rimasto affascinato da questa realtà dell'uso civico lì a Seneghe. L'ho scoperta lì sostanzialmente, e lì tutto quell'apparato di conoscenze così tecnicamente e teoricamente ben confezionate di cui ero dotato si è un po' scontrato con una realtà effettiva sulla quale non faceva presa. Per cui c'è un lavoro di revisione anche un po' del modo di operare che è conseguente a questa a questo rapporto, a questa interazione con il comune di Seneghe, di cui sto cercando di fare un po' una sintesi in questa presentazione. Detto questo, la traccia, insomma, di quello che vorrei raccontare. È una traccia in quattro punti in cui metto una situazione attuale, la antitesi, che cosa secondo me è il punto chiave nella problematica che la situazione attuale pone, l'esperienza di Seneghe e poi un paradigma conclusivo da quell'esperienza.
E cominciamo con l'affrontare la situazione corrente, lo status quo. Sostanzialmente possiamo dire che abbiamo dei problemi, no? Il termine sostenibilità che viene utilizzato è come richiamo a qualche cosa di cui si parla in diverse sedi, in diverse dimensioni, ma in realtà forse non sostenibilità sarebbe più adeguato come titolo. E questo problematica, questo insieme di problemi viene percepito sempre più come qualcosa che ci sta facendo implodere, no? Sta facendo appunto terminare un'era. Io non so fino a che punto sia la modernità il termine giusto per dire per indicare l'era che termina, però mi sembra che sia stato utilizzato da altri e mi sono permesso di riprenderlo, appunto mettendolo fra virgolette. In che modo, cioè quali sono le percezioni che determinano questa sensazione di tramonto? E ho cercato di prendere le tre colonne portanti della sostenibilità per dare alcuni elementi. Dal punto di vista dell'economia, ne hanno parlato molto meglio di me e chi del settore si occupa, ma la citazione che mi piace fare è quella sul debito estero degli Stati Uniti. Cioè, il fatto che il debito estero degli Stati Uniti sia nelle mani principalmente di uno Stato che con il capitalismo ha una relazione assolutamente particolare, cioè è come se il comunismo sorreggesse il capitalismo, c'è una situazione che trovo paradossale e indicativa appunto del fatto che non c'è sensazione di equilibrio, cioè una cosa che non può durare molto. E sotto il profilo ecologico, va bene, il tema è quello dominante. La biodiversità è uno degli aspetti cardine, quello che è di fianco è un grafico di cui parleremo meglio nella scheda successiva, tratto in cui si vedono la perdita di biodiversità che era rilevabile dagli studi del passato e quello che sta succedendo nel presente e come si rischia di finire in un futuro vicino proseguendo il trend attuale. E il clima, la desertificazione sono tutti oggetti di convenzioni internazionali che poi interferiscono con la vita comune di tutti i giorni, insomma. E l'energia è un dibattito oramai di cui si occupano tutti indistintamente. Il terzo cardine della sostenibilità, quello socioculturale, forse vale la pena di vederlo sotto il profilo più strettamente dell'etica. E adesso faccio soltanto una battuta, diciamo, poi ci ritorneremo. La percezione, no, della necessità di andare a toccare questa dimensione è nella realtà dei fatti più diffusa di quanto non si riesca formalmente a sentire. Il fatto che per effettuare la raccolta differenziata, no, occorre che ci sia una disposizione positiva delle persone, non c'è possibilità concreta di operare attraverso un obbligo, ci sono le multe, ci sono i controlli, Trento era sui telegiornali un paio di mesi fa per i controlli che aveva fatto, no, sulla raccolta differenziata, ma sono percepite in modo evidente da tutti come operazioni al contorno, cioè, la sostanza è che
o percepiamo che occorre un impegno personale su quel fronte o non se ne esce, no? E questo secondo me è importante come esempio del fatto che esiste una diffusa, diciamo, arriva alla base questo livello etico della questione più di quanto non venga evidenziato nella teoria. E vorrei poi arrivare a diciamo, analizzare in che modo si sta trattando il problema. Cioè, il paradigma culturale che ha generato questa situazione, qual è e in che modo viene messo in discussione? Qui c'è un collegamento con il termine modernità. Insomma, cioè, noi siamo in qualche modo figli di una situazione, di uno sviluppo della storia che è avvenuto in Occidente, che ha, diciamo, colonizzato un po' tutto il mondo, in cui c'è questa separazione netta, no, tra le scienze esatte e quello che è, adesso chiamiamo scienze umane, ma insomma non era neanche scienza, era il tentativo di separare la razionalità dal mito, che era importante, che c'era un eccesso di predominio del mito, e siamo finiti dall'altra parte, con un eccesso di predominio della razionalità. Ora, il problema è un po' su questo bilanciamento. E queste sono espressioni, diciamo così, legate a impressioni. Mi sembrava importante andare un po' più a fondo, trovare un riferimento alla valutazione dello spessore, delle difficoltà, dei problemi che abbiamo, che fosse un po' più affidabile e diciamo ricco di quanto non possono essere questi tre commenti. E credo che sia importante tenere in considerazione, da questo punto di vista, questo studio. Uno studio che ha coinvolto centinaia di ricercatori intorno al 2000, il Millennium Ecosystem Assessment, e che ha prodotto molta documentazione e che in certi ambienti ha trovato eco, ha trovato diciamo, è stato rispeso, no? Ma secondo me poco, lo si dovrebbe utilizzare molto di più, a dei contenuti di spessore molto elevato, anche al di sopra di quello che io sono in grado ora di documentare. Da questo studio tiro fuori alcune frasi sulla valutazione dello stato attuale delle tendenze. E in questa analisi interdisciplinare e che ha coperto con casi di studio di diversa ampiezza tutto il pianeta, la sintesi, diciamo anche così per i politici, recita che negli ultimi 50 anni gli uomini hanno modificato gli ecosistemi più rapidamente e più estesamente che in qualsiasi altro periodo di tempo della storia umana. Quello che abbiamo visto prima, il grafico che abbiamo visto prima sulla biodiversità, viene fuori da questo studio ed rappresenta un po' questa diversa velocità. A parte la perdita di diversità della vita sulla Terra, abbiamo una riduzione, un degrado dei servizi ecosistemici cosiddetti, anche se il termine ha dei limiti, che sono quantificabili, che sono stati da loro quantificati. Ora ne riporto soltanto un estratto molto veloce. Il 60% dei servizi ecosistemici considerati nello studio sono stati
quantificati come degradati, e fra questi c'erano la disponibilità di acqua dolce. Sappiamo che è uno dei grandi temi del prossimo futuro, la lotta per l'acqua. E la pesca di cattura. E ci sono tratti di oceano che sono diventati morti, non hanno più produzione per la pesca. La purificazione dell'aria e dell'acqua sono abbastanza, soprattutto dell'aria, insomma, abbastanza trattati. La regolazione del clima, rischi naturali e del controllo dei parassiti sono temi che in questo studio sono stati visti in modo quantificato nel loro degrado. E a questo studio rimando per una più puntuale valutazione di questi problemi. Mi interessa piuttosto proseguire, prendere un'altra parte dello studio, lo studio attraverso scenari. E non tanto per andare nel dettaglio di questi scenari, ma per coglierne le caratteristiche più comuni, generali, e se volete in un certo senso anche criticarlo, cioè positivamente, come andare avanti, cosa manca e come andare avanti. E sulla base di questo esteso lavoro di campo e di analisi e di incrocio delle conoscenze disponibili attraverso tutto questo, queste competenze disciplinari che sono state messe in gioco, sono arrivati a produrre una capacità di proiezione in qualche modo, di vedere come cambierebbero le cose se, con questa capacità, hanno applicato questa capacità alla previsione di cosa potrebbe essere la situazione al 2050, se il se ha quattro declinazioni. Sono pensati quattro scenari. Order from strength è uno scenario in cui abbiamo visto che abbiamo grossi problemi, occorre, come un po' come diceva anche Harding nei confronti dei beni ad accesso libero, no? Intervenire in modo attraverso il command and control, quindi andando avanti pedissequamente un po' su alcune strade già tracciate. E in questo scenario abbiamo una forte attenzione per i mercati regionali, poca attenzione invece per i beni comuni, l'interesse è diverso e l'approccio è basato sull'idea che l'individuo messo in condizioni opportune dà il meglio di sé, quindi dà il meglio anche alla comunità. Global orchestration è uno scenario che si contrappone in qualche modo a quello che abbiamo visto prima. Il Techno Garden è un giardino tecnologico in cui questa fiducia nella scienza, nella capacità della scienza di risolvere i problemi viene ulteriormente portata avanti. Oppure questo Adapting Mosaic è un pensare il mondo come un sistema di sistemi che ciascuno è adattativo e però appunto in questa separazione fra i diversi sottosistemi le istituzioni globali finiscono con l'avere poca rilevanza, perdono di credito. Abbiamo invece un rafforzamento di istituzioni e strategie locali, anche se con questo approccio adattativo è probabile che avremo un forte aumento delle conoscenze sul funzionamento dell'ecosistema. Insomma, quello è una strada che si pensa importante da seguire.
queste strategie si possono caratterizzare anche per le due dimensioni. Una, abbiamo strategie che sono reattive, e cioè quando c'è il problema reagiscono al problema, e altre che sono proattive, cioè cercano di verificare in anticipo rispetto all'evento grave la possibilità che ci sia un evento grave. Oppure, e l'altra dimensione è quella regionale o globale. Questo grafico cerca di rappresentare in che modo la possibile efficacia di queste quattro strategie. Abbiamo nell'order from strength in realtà attraverso la modellizzazione che hanno fatto loro si vede che il miglioramento è possibile soltanto sul livello della biodiversità, cioè possiamo con la forza escludere alcuni usi, alcuni fattori che determinano un forte decremento della biodiversità, ma per il resto abbiamo invece una riduzione. Le altre strategie sono più auspicabili, però appunto nessuna alla perfezione, e comunque insomma, sono scenari, sono pensati in modo molto teorico. Bene, questo le parole che volevo dire relative allo studio, la situazione attuale e il modo con cui stiamo trattandola. E a me sembra che in questo quadro non ci sia, non appaia, no? Alcuna discontinuità rispetto al paradigma culturale che invece a questi problemi ha portato. E i presupposti culturali di questo insostenibile presente credo si possa identificare come la modernità, sono ancora perfettamente riconoscibili e operanti nello sviluppo di quegli scenari e quindi nel pensare il futuro. L'atteggiamento, il modo con cui abbiamo imparato ad evolvere è quello dell'atomismo, del riduzionismo. Cioè, siamo convinti, abbiamo una fiducia, e lì appunto forse eccessiva, nel fatto che sia possibile, quando un problema è complesso, scomporlo in parti, fino ad arrivare a parti sufficientemente semplici che noi capiamo bene, e poi mettendo insieme questi mattoncini che abbiamo ben capito, costruiamo la casa delle conoscenze. No, questo è il metodo con cui abbiamo operato e con cui abbiamo però anche prodotto questi risultati. E se non affrontiamo questa aspetto di base, no? Questo metodo che ci ha portato a fare quelle cose, sarà difficile che poi effettivamente ne usciamo. Tanto è vero che appunto, gli scenari anche previsti dal Millennium Assessment non è che danno una soluzione, dicono c'è un grosso problema, cioè, se facessimo così sarebbe un po' meglio, ma non è che effettivamente ne escono. E qui mi ricollego abbastanza volentieri con quanto si diceva ieri e con quanto anche ha accennato il professor Nuvoli in apertura. Cioè, la questione, detta in inglese, è it is not a technical problem. No? Cioè, quello che abbiamo davanti non è la questione di trovare la tecnica risolutiva dei problemi
o perlomeno non solo, non è quello la difficoltà maggiore. E in realtà, appunto, anche ieri, da una parte il professor Merzoni, che nell'ambito dell'analisi economica tira dentro questo termine della fiducia, che non è del campo, no? Che è qualcosa che dice bisogna uscire dal campo, e ancora di più il professor Azzoni parlava di valenza relazionale del bene, era giustamente. Sono termini che richiedono, per essere inclusi in un assetto teorico che possa essere poi sviluppato, una modifica piuttosto strutturale dell'assetto teorico di base. E qui che arrivo all'approccio olistico. Ora, non è che sia qui a pretendere che l'approccio olistico sia la soluzione, ma è perlomeno affrontare la questione, cioè il tentativo di dire abbiamo generato questi problemi perché ci siamo comportati in questo modo, com'è che ci siamo comportati, cioè analizziamolo in modo abbastanza dettagliato, com'è che potremmo comportarci diversamente, no? E allora, nell'approccio olistico, il diversamente in che cosa si caratterizza? Nel considerare la realtà un qualche cosa che, se noi la spezzettiamo in parti, poi dopo perde la sua caratteristica principale, quello che vengono chiamate le proprietà emergenti del sistema, sono date dal fatto che il sistema è in interazione e quindi le parti sono ancora legate. Se io, per capire il sistema, lo divido in parti, non ho più la proprietà emergente e non ho il cuore del sistema. In questo quadro, no, dei sistemi complessi, il problema quello che per noi, dal punto di vista della tradizione da cui io vengo, quello scontro che ho avuto, no, nell'incontrare poi la realtà degli usi civici di Seneca, è l'incertezza. L'incertezza in un sistema complesso diventa un dato di fatto, una parte del sistema stesso, cioè l'agire con coscienza del fatto che non ho in mano l'informazione completa, lo rappresento attraverso un sistema complesso. E quindi diventa appunto questa categoria ontologica che è sul tavolo, che è un po' al centro del sistema, con la quale sono in relazione in realtà. E spezzando o ricomponendo, insomma, quella suddivisione fra scienze esatte e scienze umane, la percezione, lavorando con il territorio, appunto, è che i livelli di conoscenza, il concetto di conoscenza è ben più esteso che non quello delle scienze esatte, e il modo di risolvere i problemi sono i modi di risolvere i problemi sono molteplici e non tutti descritti attraverso una logica del prim'ordine, insomma, una logica deduttiva, non tutti riconducibili ad una filone strettamente inferenziale. E quindi esiste la necessità per affrontare un diverso paradigma culturale di rendersi conto che nel percorso che abbiamo sviluppato con la modernità troppe cose sono state messe da parte.
e una di queste, appunto, tra parentesi, sono i giudici civici. E questo è quello che possiamo così proporre per l'approccio olistico. Termini che ricorrono, trial and error. Anche nel libro della Ostrom, l'approccio attraverso la prova e correzione dell'errore è indicato come necessario per poter affrontare in termini economicamente sostenibili poi lo sviluppo del sistema. E tutto questo, sì, lo sviluppo del sistema è legato ad una serie di prove di cui poi vado a valutare gli errori e a correggere il percorso strada facendo. Il cardine del sistema è la responsabilità, il fatto che ci sia nella guida, in chi o nelle persone, non deve essere una persona, ma possono essere più persone, ma deve esserci una responsabilità forte, formale, netta, per dire la prova è questa, queste sono le aspettative, questi saranno poi gli errori, riconosciamo questi errori e cambiamo, no? Occorre un sistema di responsabilità che sia esplicito e forte. E quindi torniamo attraverso il tema della responsabilità a vedere l'importanza della dimensione etica nel affrontare una modifica del paradigma culturale, e viene fuori in diverse dimensioni, cioè la modernità che esclude l'individuo, no? Ieri si parlava di rapporto non personale, il mercato come un qualche cosa in cui l'individuo, in quanto speciale, in quanto portatore di una sua individualità, non è presente, e neanche nel rapporto Stato e collettività viene eliso, no? Non si fa conto di questa individualità. E invece le persone sono mosse nel loro agire, la motivazione ad agire è legata al fatto che la loro identità, no, la nostra identità, cioè la mia identità, venga riconosciuta, venga, si esprima, evolva, sia un qualche cosa che in relazione con gli altri poi diventa una forza propulsiva. E non è soltanto l'identità personale, ma è anche quella collettiva il motore necessario a far sì che la società poi stia in piedi. Ora, il fatto che le grandi teorie economiche prescindano da questi motori essenziali è già di per sé un fatto importante da sottolineare. E in questo, sul fondo appunto di queste motivazioni, quindi c'è la percezione del senso delle cose, cioè il territorio, il fatto che questo comune, questa comunità sente il territorio in un certo modo, l'abbiamo sentito ieri nelle comunicazioni, e al di là della possibilità di quantificare e modellizzare la cosa, comunque sentito fortemente come necessario, come qualcosa che ci porta al di là dei problemi che abbiamo oggi. Chi è che su questo tema sta lavorando ed è andato avanti? La Ostrom, per quello che ne ho potuto studiare io, in pratica, entro certi limiti, lo
segue questo modo di affrontare le cose, ma non mi risulta che lo abbia mai esplicitato. Cioè, ci sono riferimenti importanti ai sistemi complessi, al trial and error, all'individualità, alla necessità della identità, ma non ho mai trovato un riferimento esplicito. E nel mio campo, nel campo forestale, il professor Ciancio, con questo libro The Forest and Man, ha portato, diciamo, a compimento un percorso che aveva cominciato già negli anni Ottanta, in cui molto esplicitamente sviluppa l'idea dell'approccio olistico nel campo delle scienze forestali, e c'è questo manifesto per la selvicoltura sistemica che raccoglie le firme di chi in qualche modo ha risposto positivamente al gruppo di persone che attorno a Ciancio ha cercato di proporre questo modo di pensare come un modo importante per andare avanti, per andare oltre i problemi che abbiamo. In un altro campo, in un campo che mi è sempre più affine e vicino, cito il professor Magnaghi, non perché sia l'unico, ma perché volevo mettere dei nomi e non li posso mettere tutti. Ma il suo libro, Il progetto locale, è credo la punta di un iceberg molto esteso, in cui il fare dell'approccio olistico un metodo di lavoro è sviluppato con grande coerenza, secondo me con grande forza. E sono parte di un piccolo gruppo di lavoro in cui il professor Magnaghi è il direttore, ed è un'esperienza fra le più stimolanti che ho potuto avere negli ultimi anni, proprio perché parliamo di interdisciplinarità, di multidisciplinarità, abbiamo questo anche il problema di come definirlo. Ecco, in quel gruppo, al di là delle definizioni, c'è una pratica della intersezione tra discipline, unione di discipline, che trovo particolarmente esemplare. E a sottolineare la mia stima e il mio apprezzamento per quel lavoro, segnalo che a dicembre c'è il congresso fondativo della Società dei Territorialisti, in cui io credo che l'apporto di chi si occupa di usi civici, e com'è il titolo della relazione, non proprietà collettive, ma quell'altro termine molto più esatto, potrebbe dare un apporto importante. Potrebbe dare un apporto importante, perché chi non se ne occupa, in molti campi lo percepisce come importante, ma non riesce in realtà ad averne la profondità, l'articolazione. E invece, se ci fosse un contributo diretto da parte di chi se ne occupa, la valorizzazione sarebbe maggiore. L'approccio territorialista è quello della Società dei Territorialisti. Questo è come diciamo, antitesi. Andiamo all'esperienza, andiamo al campo. Seneghe è un comune relativamente piccolo, situato sulla costa occidentale, lì poco a nord di Oristano. E la sua collocazione, non volevo fare questo, fisica, è ai piedi del Montiferru. Il Montiferru è una piccola catena montuosa, che è il vulcano più vecchio della Sardegna.
con una serie di caratteristiche ambientali e socioculturali particolari e diversificate nelle sue pendici. Seneca è in una selletta a metà costa, scendendo da lì, e dal paese di Seneca si ha un panorama eccezionale verso il Campidano, il Monte Arci, il Grigine e più lontano anche l'Inas, quella parte di Sardegna interna. Non si vede direttamente il mare, per cui Seneca sente il mare in modo un po' conflittuale. Nella parte, qui c'è il paese, qui sale un po' la montagna, nella parte superiore della montagna c'è questa zona che è boscata, e il 70% di quest'area boscata è un territorio soggetto ad usi civici. Ci sono in continuità del territorio soggetto ad usi civici alcune proprietà private che sono proprietà delle grandi famiglie di Seneca. Ci sono una quindicina di famiglie importanti. Credo che il giudice Pili sia un giudice di corte costituzionale, dico bene, professore? No. Era un personaggio importante, sì, in pensione da tempo. E da Seneca vengono anche alcuni. Raimondo Pili, ma in pensione. No. Attualmente no. No, senz'altro attualmente no, magari era famoso. No, non è stato. Non era così, era un è chiamato il giudice. Presidente di Corte d'Assise a Cagliari. Ecco, grazie. Grazie. In quella grazie, grazie. Era è uno dei personaggi carismatici anche all'interno della comunità, no? E, va bene, questo per la localizzazione. Il lavoro a Seneca. Questo non è il titolo che aveva dall'inizio, ma è il titolo che gli ho dato poi in corso d'opera. Il recupero del senso civico degli usi civici. Ah sì? Dovrei essere quasi alla fine. Gli usi civici a Seneca sono sentiti in modo viscerale. Sono qualcosa che muove la popolazione con il rischio di far saltare le amministrazioni comunali. E ho provato a fare una ricerca storica, non è il mio campo, ma insomma abbiamo cercato di mettere insieme i documenti disponibili. Qualcosa si vede già nella carta dell'OGU con riferimento agli usi del bosco da parte delle comunità rurali. Abbiamo trovato nell'archivio storico il cessato catasto, in cui le particelle sono assolutamente ben identificate e corrispondono a quelle attuali. Si comincia all'inizio del Novecento a vedere nelle delibere comunali l'accenno a queste problematiche, e poi c'è stata una fase negli anni 40-50 di produzione di carbone, in cui in realtà, appunto, a ricordare come è breve anche la memoria locale, ci sono problemi su questa dimensione, in realtà lì c'erano delle ditte toscane che facevano il carbone e lo portavano via. Non era uso civico in senso diretto, era una concessione da parte del comune verso queste ditte. Poi negli anni 60 è cominciato questo uso biannuale, in cui la gente andava a tagliarsi un pezzettino di bosco ciascuno, e questo uso si è via via consolidato. Ora lo considerano come qualcosa che ci sia sempre stato, non è così vero. Ma è interessante raccontare in che modo loro lo narrano, no? Proprio
la narrazione, sapendo che non è una verità, ma che esprime invece una verità. Parlano di un lascito, del lascito di una possidente spagnola che, rimasta senza figli, lasciò il monte in eredità ai bambini di Seneca. È in questo modo che la gente rappresenta il concetto di non alienabilità, di inalienabilità. I bambini non possono vendere e quindi quel bene non è vendibile. Questo a me sembra un'immagine molto efficace che rappresenta appunto il rapporto, la valenza relazionale di cui si parla. L'uso civico ha una consuetudine che credo sia comune anche qui in Trentino, insomma. Nel momento in cui non c'è un ASUC, no, un'amministrazione separata, in realtà è il comune che deve fare da gestore, per cui c'è questa contrattazione fra comune e corpo forestale per decidere ogni anno dove si va, come si va, e questa contrattazione via via diventa sempre più, più difficile, più problematica, perché il corpo forestale dice ma tu dovresti fare un piano d'assestamento, la legge ti obbliga a fare un piano d'assestamento, e questi che invece il comune non ha interesse ad avere una pianificazione molto dettagliata, interesse invece mantenere fluida la situazione, per cui appare che è il comune il difensore del valore che la popolazione annette all'uso civico. Svolta questa contrattazione, poi c'è la divisione in francobolli del bosco, no, questi lotti, che è un costo enorme per andare a fare questa divisione, fare questa martellata a rovescio in cui andiamo a segnalare quali sono gli alberi che devono rimanere, il contrario del concetto di martellata, le richieste, il sorteggio, e poi appunto non tutti possono andare a fare il legnatico per conto loro, per cui in realtà lo affidano a terzi, ma questo va tutto sotto traccia perché non si può, no, non deve apparire. A quel punto vengono assegnati i lotti e la prima cosa che l'assegnatario fa è fa una pulizia che a me sembra che non la fa neanche a casa sua, una pulizia così precisa. Perché? Perché quello è il posto dove poi si svolge una parte importante della vita sociale del paese. È uno spuntino, come lo chiamano loro, che però bisogna intendersi, cioè un pranzo che comincia alle 11 e finisce alle 4. Questo è il concetto di spuntino. In bosco, con tutte le delicatezze e i sapori, la ricchezza di sapori di cui sono capaci i sardi in quelle situazioni. E poi a un certo punto effettivamente si fa anche il taglio. Il taglio dovrebbe essere sottoposto al controllo, si fa il taglio, poi la catasta. Ho messo questo asterisco che si riporta qua, cioè non tutto il taglio viene sottoposto poi a catasta e a controllo, qualcosa va via. Questo qualcosa erode poi la fiducia e il senso di coesione sociale, no? Ci sono quelli che rubano, no? E quanti sono? E sono tanti e sono pochi, cioè tutto questo che crea frizione. Perché in realtà dal punto di vista economico la marginalità è assoluta, cioè se uno andasse a contare le ore di lavoro e il costo, la compra, lo dico, sono loro stessi. La gente del paese dice mi costerebbe di meno andarla a comprare, ma invece ci tengono moltissimo ad andarla a fare loro. E però in questa situazione in cui i conflitti, i contrasti, le contraddizioni non vengono gestite ma lasciate sotto traccia, c'è una conflittualità istituzionale e sociale continua. D'altra parte, sì, e c'è una sostanziale anche deresponsabilizzazione, cioè non è chiaro chi è che decide che cosa, nessuno, non c'è il responsabile delle foreste che ha deciso che si fa così, per cui poi tutti criticano il modo in cui si fa, ma non c'è nessuno che risponde a quelle critiche.
ed è impossibile migliorare, siccome non c'è nessuno che risponde. E fra le contraddizioni c'è questa idea della solidarietà comunitaria, cioè l'uso civico a Seneca è quello fatto soprattutto per affidamento a terzi, no? Permette ad alcune persone meno abbienti del paese, magari volonterose, ma non dico bisognose, ma insomma sicuramente meno abbienti, di fare un bel arrotondamento dello stipendio. Cioè, una volta che fai da fare i lotti per 10-15 famiglie, per chi fa quel lavoro lì, devo chiudere, è importante, c'è una scheda soltanto. E quindi viene sopportato, cioè chi poi fa quel lavoro riceve come merce di scambio la legna, quella legna per trasformarla in soldi la deve vendere, ma è assolutamente contro il concetto e l'idea di uso civico il fatto di vendere la legna, no? È per il consumo personale. E quindi le stesse persone che da una parte chiudono volentieri un occhio perché questo aiuta quelle persone, con l'altro occhio, con quello chiuso, invece criticano perché si fanno delle cose che non vanno bene, no? C'è questa struttura che poi è basata sostanzialmente sul mercato nero, cioè, c'è gente che lavora a nero. Quale sostenibilità può venire fuori da un mercato nero? È chiaro che siamo in condizioni che richiedono degli interventi. Prospettive. Intervenire è stato difficile, ancora non ci siamo riusciti. È chiaro che un piano assestamento di per sé, appunto, it is not a technical problem, non è che il piano assestamento risolve, occorre recuperare su altri piani. Se questo non succede, cioè se si va a conservare lo stato attuale, in realtà si va incontro ad una consunzione, perché la gente che effettivamente si presta a questa operazione è sempre più anziana, i giovani sono sempre meno che possono realmente entrare in questa interazione, e quindi l'estinzione è una sostanziale, diciamo, estinzione, è il probabile esito della conservazione. Un'estinzione che fra l'altro è poi stata alla base della costituzione dei principali demani forestali della Sardegna, che sono ex adempriti, questi grandi foreste attuali. L'innovazione, in che cosa, dove occorreva, secondo noi, andare ad intervenire? La proposta è quella di costruire una struttura in cui la responsabilità viene messa esplicitamente in campo. E anche aiutandosi ora con il libro della Ostrom, costituzione di una istituzione per il governo degli usi civici che sia separata dal comune sembrerebbe la soluzione da proporre. Molto recentemente il Comune di Seneghe ha sposato questa idea, un'idea che avevamo cercato di proporre già più di 5 anni fa e che sostanzialmente veniva avversata. Ora la giunta regionale che c'è adesso è giovanissima e con nostra grande sorpresa ha sposato questa idea e stiamo lavorando in questa direzione. La speranza è che con questa assunzione di responsabilità si possa tirar fuori la gestione da queste pastoie, no, dell'uso consuetudinario, in cui in realtà non si può far selvicoltura neanche. Dividendo il bosco a lotti è piuttosto improbabile che si possa avere una visione complessiva del territorio, una capacità di agire in modo differenziato in funzione delle caratteristiche del territorio e ottenere quindi una valorizzazione attraverso l'uso civico.
I rischi è che se si lasciano andare certi vincoli, i prepotenti che già hanno un buon campo nella situazione attuale possono averne ancora di più. Sì, un paio di minuti. Conclusioni, il paradigma di Sumonte e Seneghe. E lì abbiamo un demanio civico che io considero un prezioso patrimonio territoriale, nel senso dei territorialisti, cioè una realtà, un bene fondiario che ha un valore socioculturale che è antecedente alla modernità. Anche ieri veniva fuori questa ripresa, no? Dal prima, e che quindi contiene elementi importanti per affrontare quello che è successo. È un fattore di appassionata identificazione, e questa è la fonte di orgoglio, di motivazione, e nella collettività, un po' come ci veniva raccontato ieri dall'esperienza di Parma, è uno dei fattori del senso dell'agire per le persone nel posto. E però, appunto, se non si rigenera, il rischio è che scompaia. Il pascolo è un esempio nell'ecologia particolarmente, secondo me, azzeccato come paragone. Cioè, la ricchezza del cotico è legata al fatto che venga pascolato, correttamente. Il sovrappascolo, l'abbandono del cotico sono un fattore che determina una rigenerazione in calo, in perdita. Il bosco è, in modo diverso, ha delle caratteristiche simili. Infine, l'assunzione di responsabilità da parte di un'istituzione, nel caso di Seneghe, dovrebbe innescare un meccanismo, diciamo, a catena, che va molto al di là degli usi civici di per sé. Gli usi civici non sono in grado di generare economia internamente. Ma se attraverso gli usi civici si fa una selvicoltura che valorizza il territorio, è questa la spendibilità. Cioè si determina un incremento di quella attrattività turistico-ricreativa che già c'è, un incremento importante. Il bosco di Seneghe viene già visitato volentieri da tutto il sud della Sardegna, e questo investimento in immagine territoriale può essere speso in qualificazione dei prodotti locali. A Seneghe si produce un olio d'oliva che vince le competizioni a livello nazionale in qualità, si produce il bue rosso, che è una carne con un disciplinare particolare, che ha un certo valore perché ha dietro quel territorio. Più aumenti il valore del territorio, più aumenti la possibilità di affermare il mercato del bue rosso. E quindi è l'indotto, è il sistema, appunto, è il sistema complesso su cui occorre andare a lavorare. Seneghe Online, questa qui è il banner che c'è in cima al sito web che si chiama Seneghe Online. È gente che si affronta i tempi attuali con gli strumenti attuali. Il suo prezioso patrimonio territoriale è, io lo sintetizzo in questo modo, cioè gli usi civici sono, in quel caso e penso in molti altri, un diverso modo di possedere, che possono essere spesi come catalizzatore per la sostenibilità, per affrontare in modo forte quei problemi che abbiamo visto in apertura e che in apertura abbiamo visto non sono realmente affrontati. E vi ringrazio.
Bene, ci complimentiamo tutti, credo, con la relazione abbastanza approfondita, iniziata quindi su temi di carattere generale di notevole richiamo e poi l'illustrazione quindi della situazione particolare appunto del comune di Seneghe, dove questi 900 ettari praticamente di bosco sono ad uso civico con prevalenza quindi del legnatico. E il legnatico un uso civico tradizionale che persiste nonostante diciamo sistemi di riscaldamento delle abitazioni oggi siano meno utilizzati, comunque resiste tuttora quindi in questo comune. Certamente è un'opportunità la conservazione anche per in termini come dire di sviluppo locale richiamati sulla fine sul finire della relazione. Posso soltanto aggiungere che in questo comune dove il professor Scotti ha parlato appunto dell'importanza dell'olivicoltura per la produzione di un olio che ha vinto premi a carattere nazionale, quale il premio di Spoletto, dell'Ercole Olivario ed altri, diciamo, è perché in questo territorio c'è stato negli anni 50, esattamente nel quinquennio 58-62, c'è stato un progetto della costituenda, appena costituita, diciamo, comunità europea, progetto dell'OECE, che ha interessato il triangolo oristano, Macomere, Bosa, è un triangolo quindi comprendente diversi territori e dove hanno puntato già da allora ad iniziative di sviluppo locale. E il territorio di Seneghe è stato interessato da un progetto riguardante diciamo, l'olivicoltura, insegnando agli olivicoltori con i tecnici le tecniche appunto di raccolta, di trattamenti. Pensate che avevano allora, quindi parlo del 1958-1960, avevano acquistato in forma cooperativa due atomizzatori. Questi atomizzatori, quindi per fare i trattamenti come dire, alle piante, venivano diciamo, distribuiti ai vari operatori, venivano utilizzati dai vari operatori e pagavano una certa quota per consentirne poi anche il rinnovamento, quindi l'acquisto dopo il termine dell'utilizzazione di questo strumento. E avevano imparato la tecnica dei trattamenti sia anche della raccolta fatta a ottobre-novembre, cioè all'inizio della invaiatura, quindi della colorazione come dire, delle olive. Quelle tecniche imparate allora hanno avuto frutto perché appunto si qualifica come un comune che produce, gli olivicoltori producono, come dicevo, quindi oli abbastanza pregevoli dal lato qualitativo. Allora in termini come dire, di sviluppo locale, questa forma di coesione che esiste lì nel paese, in questo comune, no? Cioè il sentimento di invidia sostanzialmente non c'è. Queste iniziative, cioè la possibilità di costituzione di un'amministrazione separata è possibile proprio in vista del raggiungimento di un processo di sviluppo locale. Ecco, siccome mi pare che siamo quasi all'ora della pausa caffè, forse è meglio, più che dare inizio diciamo alle comunicazioni così come previsto dal programma, facciamo la pausa caffè, però con un impegno collettivo, con un impegno singolo e allo stesso tempo collettivo, fare in modo che alle 11 si possa riprendere con la seconda relazione del professor Birner. Quindi un invito affettuoso ma allo stesso tempo deciso. Grazie. Grazie. Mi sembra giusto al termine di queste cose collettive.